Le aziende, le piccole e medie aziende, soprattutto quelle che sono il nervo di questa nazione della Lombardia, che è il nervo dell'economia insieme al nord-est di questo paese, faticano perché non hanno liquidità, non hanno accesso al credito. Allora, quanto tempo vi rimane insomma, prima di andare veramente in crisi? Insomma, quanto tempo resta per intervenire seriamente? Mi verrebbe da dire che per un buon 30% delle nostre piccole e medie imprese siamo già oltre il tempo limite. Molti cercheranno di provarci comunque, ma difficilmente ce la faranno e si troveranno in grossi guai, per primi gli imprenditori, a causa di quello che ho detto prima. Quello che oggi serve è, prima di tutto, fiducia. Gli imprenditori devono sentire la fiducia delle istituzioni e devono vedere chiaro nel piano politico un strumento di rilancio per investimenti e stimolo alla domanda, senza troppe regole. Oggi c'è paternalismo. Oggi c'è paternalismo, ti do un po' di debito, però apri quando te lo dico io, come te lo dico io. Devi mettere gli strumenti di protezione individuale, ma poi faccio un casino con le mascherine e non le faccio arrivare, non ordino i tamponi, non ordino i reagenti, non ho un piano per gestire nuovi focolai, ti faccio il bando per i dispositivi di protezione individuale, un secondo, esauriti i fondi, che se andavo a prendere il biglietto dalla lotteria era meglio, e ogni 5 minuti ti fanno sentire come se tu fossi lì a mo' di sanguisuga a cercare di rubare anche nelle mille vedali burocratici quei pochi strumenti che ti danno. Questo non serve, serve invece uno Stato amico, serve una governance che dica: ci rimbocchiamo le maniche, cari amici imprenditori, vi siamo vicini, ci vuole fiducia, abbiamo le risorse, investiamo nella patrimonializzazione, voi metteteci i vostri soldi e noi vi diamo degli sgravi su quelli che sono gli investimenti, il patrimonio che mettete nelle imprese, vi diamo delle incentivazioni per innovare, trasformare le imprese, certo, per il nuovo mercato. Chi è in difficoltà, è inutile che si trascini se non ha una speranza, che chiuda senza le conseguenze anche della lettera scarlatta fallimentare, un aiuto a chi è in difficoltà a chiudere senza troppi problemi e un incentivo a chi invece ha cassa a rilevarle, quindi non farli fallire, fare delle aggregazioni dove per chi compra c'è un incentivo, per chi vende c'è una via d'uscita onorevole. Questo serve e questo oggi manca. Presidente, mi sembra chiarissimo e io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Adesso